Poi Robin, ma io ho provato, ho messo anche un budget per far vedere questi miei post, per ottenere condivisioni, mi piace. Devo dire che uno o due hanno proprio esploso, ma tutti gli altri non hanno fatto niente. Come mai? Dov'è che sbaglio? Ci ho messo anche 200 hashtag. Scrivi come parli. Scrivi come parli. Usa sui social il linguaggio che useresti come quando parli con un amico che ti sta seduto di fronte al bar. Se il tuo scopo è quello di costruire relazioni di lunga durata, di farti apprezzare, di apparire credibile, genuino ed autentico quando condividi informazioni, risorse, ciò che hai prodotto sulla tua pagina Facebook, il mio consiglio è di non fare né troppo lo sbruffone né di far cadere le cose dal cielo come se fossi il Buddha. Si fa così, questo è il giusto. Ok, se c'è una frase di Mahatma Gandhi, di Martin Luther King, benissimo. Ma se sei tu a condividere un pensiero, ad introdurre una risorsa, una notizia che stai condividendo, mettici un po' di cuore e fai sentire la tua voce personale. Quindi, per quello che ho scoperto io personalmente provando decine e decine di volte, ciò che funziona meglio è di pensare di essere seduto ad un tavolino di un bar con un tuo amico o una tua amica. Distogliere il tuo sguardo dallo schermo, guardare il muro, l'abat-jour, il quadro, il divano che hai di fronte e pensare che sia una persona che effettivamente conosci. Se è un tuo fan, tanto meglio. E parlargli con la voce che esce dalle tue corde vocali, ascoltare quello che dici, prenderne nota e scriverlo, modificarlo, editarlo, sintetizzarlo, ma scrivere con le parole che avresti usato se avessi parlato ad una persona che ti fosse stata seduta di fronte. Questo è il mio suggerimento. Scrivi come parli.